Gianluca Tettori, l'avete sentito, era il disturbatore che faceva le domande in prima fila. Quelle cattive, quelle che dovevano metterci in difficoltà, che ci hanno aiutato poi a scegliere i cinque vincitori. Gianluca, che cosa serve per fare sistema? Che è un po' la cosa che mi pare che manchi a questo Ma paese, il sistema te mi leggi dell'innovazione. nel pensiero? Sai quello che stavo leggendo No, no. stamattina? No, perché non ci siamo parlati, ma ovviamente è un tema su cui sto riflettendo tantissimo da quando faccio questo lavoro e soprattutto l'esposizione internazionale della Kauffman Foundation mi sta portando a queste riflessioni. C'è nel report della Banca Mondiale, l'ultimo, l'Italia è stata superata dal Ruanda nella classifica delle nazioni in cui è più facile fare l'imprenditorialità. Cioè, fare gli imprenditori. Una cosa che mi ha colpito, che non sapevo, il Ruanda ci ha superato anche la Turchia e la Polonia, la Repubblica Ceca. Sono andato a vedere in Ruanda che è successo. Dopo la guerra civile è arrivato un presidente. Questo tizio si è trovato il Ruanda in mano, devastato. Cosa ha fatto? Un programma di innovazione nazionale che fondamentalmente ha fatto partire 72.000, diciamo, ha fatto delle scelte strategiche: il tè, il caffè, il turismo. Tre cose, 72.000 aziende, microimprese che erano tra 1, 2, 3 persone massimo, 72.000 sono partite 10 anni fa. Oggi in Ruanda la povertà si è ridotta del 25% e le importazioni sono aumentate, mi pare, del 150%. Poi pubblicherò un post, sto scrivendo un post su questo argomento. In Cile sta succedendo una roba del tutto simile. Un amico palestinese, tu lo sai bene, sta facendo venture capital a Ramallah. Dei colleghi in Colombia stanno facendo venture capital. Endeavor ha un modello di sviluppo, fondamentalmente lavora, si occupa di venture capital social impact, quindi diciamo quegli investimenti in imprenditorialità che generano, diciamo, impatto sociale. Ha adottato 420 imprenditori seriali ad altissimo impatto e li manda in Brasile per rivoluzionare le cose. Ci sono tanti modelli, tanti benchmark. Diciamo, la cosa bella dell'Italia è che tutto sarebbe accessibile, basterebbe la volontà e il coordinamento di fare delle iniziative. In Puglia, Bollenti Spiriti ha creato un substrato negli ultimi 2 anni di agitazione sociale, ha fatto tornare indietro i pugliesi che stavano a Stanford, gli ha fatto tirare fuori le idee, gli sta finanziando le start-up e, come dire, sta generando un'intera rivoluzione sociale dal basso. Quindi tutto questo è accessibile a tutti noi, come lo è per un ragazzo di Ramallah o un tizio che sta in Colombia, anzi, noi dovremmo essere, come dire, è tutto più accessibile, si può usare molto di più. E noi veniamo da una nazione che ha una storia millenaria, siamo nell'università più antica dell'Occidente. Qui c'è un substrato di conoscenza, di pratiche che, ancorché diciamo, disastrato dalla situazione dell'amministrazione, dei conti pubblici, della politica, le politiche state fatte all'università, ma esiste una infrastrutturazione sociale nella cultura in Italia che è radicata e che poi nel territorio assume delle valenze completamente diverse. Quindi, allora, paradossalmente, io che mi occupo di venture capital mi trovo nella tristissima situazione di dover dire 99 no su 100 progetti e un sì. Quando vedo benissimo di quei 99 no, è un no sempre circostanziato, anche i no che diremo oggi, ci saranno dei vincitori oggi e della gente che non ha vinto, ma quelli che non hanno vinto, l'unica cosa che mi sento di dire, innanzitutto tutti e 10 sono dei vincitori perché sono arrivati in questa selezione 11, 11. finale, 11 scusate, e non era facile arrivarci. A quei 5 che non ce l'hanno fatto dovete solo riprovarci. In alcuni casi ho visto delle intuizioni geniali. Non so se le ho capite, ma ho visto dei lampi, però per esempio non spiegati, non concreti, non calati nella realtà, idee stratosferiche, ma che già oggi si possono tradurre in applicazioni concrete che domani mattina potrebbero essere online. E questa roba è accessibile, cioè dall'altra parte del computer ci avete 3 miliardi di persone. Adesso l'internet sta arrivando sui televisori, ma proprio rapidamente sta arrivando sui televisori. Con l'iPad arriverà anche nei gabinetti. A questo punto, diciamo, non c'è più limite alla digitalizzazione, non so come dire. Non abbiamo più scuse, da questo punto di vista, né, da un punto di vista delle start-up, né da un punto di vista di noi che operiamo in questo settore. Da questo punto di vista, secondo me, il progetto di Working Capital, quando eravamo partiti un anno fa, consentimi di fare un piccolo, non voglio fare neanche autocelebrazione, ma la bellezza di vedere che il suo stesso è cambiato nel tempo. Quando eravamo partiti con un'idea che era quella di Salvo, abbastanza ben delineata. La cosa si è arricchita improvvisamente, non so, quando un giorno abbiamo incontrato Andrea Lopumo. Abbiamo incontrato Andrea Lopumo a Catania, questo ci ha raccontato sta roba, siamo cascati tutti dalla sedia e da lì oggi ci troviamo a discutere delle borse di studio, perché abbiamo detto: ma quanti Lopumo ci sono in giro? Quindi, visto che inauguriamo questa nuova ondata, soprattutto in queste sessioni della mattina, cioè io vorrei vedere veramente robe far out, cioè cose che fanno cascare dalla sedia la gente. Nel senso che non si pongono limiti, non castrate le vostre idee.
cercate di potenziare al massimo, perché gli strumenti ci sono, appunto, ormai le scienze sociali sono un fatto informatico, la biologia sta diventando un fatto tecnologico, possiamo ingegnerizzare il DNA per fare delle macchine biologiche, l'ontologia, ho notato che tutti parlano di ontologia, mi ha colpito sta roba, non è? Quasi tutti, c'è cioè ontologia, semantica. Ontologia semantica, diceva Nicola Mattina, middleware, far parlare, no? Abbiamo oggi sulla rete e sempre di più una specie di repository dell'umanità. Adesso si tratta di organizzarlo e farlo funzionare, come dire, in maniera scalabile e massiva. Cioè, Wikipedia è bellissimo. Dopo Wikipedia, però, c'è il crowdsourcing, non so come dire. Cioè, tutta questa bella roba tu la puoi ingegnerizzare, orchestrare in maniera in cui la mass collaboration diventa crowdsourcing, cioè c'è da fare una certa cosa, tradurre un testo in 500 dialetti kenioti e 3500 lingue del pianeta in 10 minuti, perché è urgente, oggi si può fare, si può architettare la tecnologia per fare queste cose. Quindi, per inaugurare questo Working Capital, sta facendo a livello di sistema un po' quello che ha fatto Bollenti Spirit, secondo me, in Puglia, agitazione culturale, tirar fuori, cercare, andare a cercare i talenti, perché siamo dovuti andarceli a cercare con l'anternino nell'università. Non è facile parlare con l'università, perché se tu vuoi parlare con l'università e sei Telecom, la prima cosa devi andare dal rettore, poi dal prorettore. Invece poi la verità è che le cose si fanno sotto. Dovresti riuscire, partendo da sotto, a dire: ma chi è il massimo che si occupa, il massimo ricercatore sull'ontologia applicata nel software oggi in Italia? Tizio. Boh, andiamo da lui, punto. Poi andiamo a parlare con il rettore perché ci dia una mano, no? A tirarlo fuori. E questo raccordo tra, appunto, il modo di vedere di un investitore o di un'impresa, la realtà e la ricerca, occorre avvicinarlo, perché c'è un report, un articolo, ma anche che nasce da un report recentissimo. Negli Stati Uniti 30 milioni di posti di lavoro sono in aziende con meno di 5 anni di vita. E la tecnologia e l'innovazione stanno accelerando questi processi. Se uno, c'è una bellissima statistica nella finanza, hanno fatto un grafico, non, poi chiudo perché sennò parlo per 10 ore su questo argomento. Hanno messo su un grafico, su un asse il tempo e sull'asse, diciamo, l'altro asse è la capitalizzazione di borsa di alcune società tecnologiche chiave che hanno fatto alcune svolte nella tecnologia negli ultimi 30 anni. Quindi, non so, si parte da, non so, IBM, poi da Microsoft, qui dai mainframe al personal computer, a Apple, a, non so, Amazon, Yahoo e poi Facebook e Twitter. La cosa interessante è la curva di velocità con cui queste aziende passano da zero, cioè Facebook, è una roba che ha fatto un ragazzo di 24 anni che potrebbe stare qua tra noi, solo che non sappiamo chi cavolo è, però è uno che di 24 anni ha fatto una roba che oggi stanno 400 milioni di persone stanno settore attaccate al monitor a fare sta roba, cioè non so se mi spiego di che cosa stiamo parlando, cioè. Gianluca, brevemente, a parte che mi diverte il fatto che ti appassioni per le statistiche, le trovi bellissime le statistiche, anch'io francamente, ma lo sento dire raramente. Non è la sensazione che sul Web 2.0 siamo in Italia partiti in ritardo rispetto a come ci siamo mossi? Questo è da, tu, da sei uno, tu sei uno di quelli che ha avuto successo nella, diciamo, nel boom di internet mondiale, nella versione italiana, sei uno di quelli che ha fatto delle cose significative. Sul Web 2.0 quello che si dice in giro è che siamo un po' indietro, che non abbiamo ancora fatto nulla di significativo. Concordi? Sai perché siamo indietro? Perché questo fatto del divario di generazionale che noi diciamo, adesso ha tante implicazioni di varia natura, ma il fatto che divario generazionale per me è anche un fatto mentale, non è un fatto di, diciamo, anagrafico, no? Che c'è della gente che diciamo, è un fatto di come ti approcci al mondo, cioè ti puoi approcciare al mondo rivolto al passato e a preservare l'esistente, no? A gestire quello che hai, l'orticello, il campo, oppure ti vuoi, puoi essere, diciamo, cambiare atteggiamento, rivolgerti verso il futuro come una certezza che succederà e che avviene perché qualcuno la fa, non perché casca dal cielo il futuro. Quindi da questo punto di vista, questo divario generazionale, nel senso che il tuo capo in azienda, il tuo capo nella ricerca dell'università, quello che ti dà gli indirizzi su dove andare, il politico che ti amministra e così via, ha poca dimestichezza con l'argomento e non c'è un'interazione su cose che oggi hanno una potenza devastante. Cioè, io ho visto società che lavorano nei social CRM fare campagne con Twitter che con un tweet e 5 giri di retweet raggiungono 5-6 milioni di persone. Oggi la potenza di questi strumenti è questa qua, no? Però chiaramente occorre che si calino nella realtà e questa permeabilità dipende da uno strato culturale che è proprio quello che diciamo, questo divario.